decide di, immagino frequentatore già di Cinque, decide in qualche modo di prenderne uno, di entrare dentro l'estate romana successivamente, insomma, qual è il tuo percorso? E siccome insomma noi tra l'altro lavoriamo insieme anche a progetti sulla formazione, diciamo, del pubblico, come in qualche modo la formazione può essere utile in direzione ai giovani poi a utilizzare appunto lo smartphone per cercare magari i film più interessanti? Per me, come per molti di voi, mi ricordo un discorso che facevo poco fa, ma anche quello che faceva Fofi, il cinema è stato un'occasione di formazione tout court, di formazione culturale, di formazione politica perfino. Quindi quando io avevo 15-16 anni, forse anche 14-15, insomma, ho visto nel cinema una possibilità di uno sguardo sul mondo. Quando la televisione, questo non lo dava, no? Quando c'era negli anni 60, non ti dava lo sguardo sul mondo. Il cinema dava uno sguardo enorme sul mondo e anche sul nostro passato. Era un'occasione per conoscere se stessi, grazie anche a dei maestri che insegnavano la strada, Quindi seguire anche a cavallo di esperienze accademiche che si facevano al liceo, all'università, si studiano le avanguardie, si studia la letteratura moderna e contemporanea. Il cinema si è sempre approvvigionato, diciamo così, di questi elementi storici, iconografici, simbolici. Quindi per me giovane trovare questa materia vivente rispetto ad una cultura libraria, accademica, tradizionale, era veramente quasi scioccante, diciamo così. Per cui ero già un divoratore di cinema, insieme ad altri miei compagni dell'epoca. 15-16 anni si faceva a gara chi andava più spesso al cinema, vedevamo anche 2-3 film al giorno qualche volta, insomma. Quindi le proiezioni, che a quell'epoca erano frequenti, c'erano diversi luoghi a Roma per la verità, ma credo anche in altri centri d'Italia. Io ricordo il Farnese, il Nuovo Olimpia, ma anche la biblioteca di Camercati, che faceva delle bellissime proiezioni. Quindi c'erano diversi luoghi e poi c'era un fiorire di cinecircoli e di cineclub per l'appunto. Cioè, il film studio, ne abbiamo parlato, aspettava per questa sua particolarità di essere un ponte sulle arti in generale, diciamo così. Ma un approccio più tradizionale, se volete, al cinema, come possibilità di leggere il film, decodificarlo, discuterlo e poi ricostruirlo anche rispetto alla vita reale che ciascuno di noi conduceva, è un'esperienza che in genere si faceva in cineforum, cinecircoli o cattolici o arci. Io ho frequentato anche questo, ovviamente c'era anche il piacere dopo il film di parlare, ma di parlare del film fino all'una, due, tre del mattino, insomma. Alcuni di voi queste esperienze forse l'hanno fatta, erano esaltanti, insomma. Bene, piene, si costruivano anche rapporti. E lì ho conosciuto anche in quelle esperienze di dibattito accesissimo, partigiano perfino, insomma, all'una e due di notte, e ho conosciuto anche persone che poi cercavano di fare cinema, ma non come attività necessariamente professionale, ma come attività, diciamo così, amatoriale. Era l'epoca anche del cinema in superotto. Quindi io ho conosciuto anche quella passione di fare cinema in Super 8. E poi il film a cui avevamo accesso era il film in 16 mm. 35 mm era già complicato gestirlo, programmarlo, approvvigionarsi dei film, insomma. Pellicole poi che avevamo già fatto prima sala, seconda sala, terza visione, film sbrindellati addirittura arrivavano in questi cinecircoli. Invece i film passo ridotto, come si diceva, erano più freschi, più a portata di mano e costavano meno sicuramente a noleggiare. Ecco, quindi da quella formazione, ma di giovani quindicenni, sedicenni, diciassettenni, voglio dire, e poi abbiamo trovato insieme ad altri amici in quell'epoca un fermento tale, una domanda tale. Ecco, c'era una domanda di cinema, che solo in questi circuiti poteva essere visto ancora, come è stato già ampiamente detto. Per cui dicevo, anziché organizzare ogni tanto, occasionalmente, questi cineforum e cinecircoli,
andiamo a, accettiamo la scommessa di gestire un cineclub che era appena stato distrutto da un incendio, che era il cineclub di Rivera, e lo chiamavamo Labirinto per tutta una serie di mandi e qui mitologici, accademici e quant'altro. Nacque questa esperienza, ma sempre con un occhio, devo dire la verità, al pubblico e alla formazione del pubblico. L'abbiamo sempre avuta noi del Labirinto questa attitudine e ce la siamo portata appresso sia negli anni 80 facendo altre esperienze fuori del locale del Labirinto, perché eravamo anche impressionati negli anni 80 come Estate Romana di Nicolina dal successo enorme di Massenzio, come è stato detto, ma insomma la cooperativa Massenzio ha segnato un'altra epoca negli anni 80. Poi già così se n'è andata per la gente, ma inizialmente è stata una cosa, un'esplosione, ma vuol dire che c'è una domanda legata al cinema, ma anche ai contenitori, ai luoghi della fruizione e anche alla modalità in cui si sta insieme, si vuole parlare di cinema, stare insieme, fare convivialità, insomma, conoscersi e riconoscersi propriamente come appassionati di cinema, di letteratura, di arte, persone che vanno cercando qualcosa e a cui il cinema dà delle risposte, dà degli stimoli, dà delle occasioni. Quindi ci siamo confrontati anche con Stato Romano, come sempre, molti anni abbiamo fatto bellissime esperienze, non solo cinematografiche peraltro. Poi quando è venuta meno questa condizione che consentiva anche a delle nicchie come il Film Studio, il Labirinto, il Politecnico, che sono detto da altri, di vivacchiare, perché si vivacchiava, diciamo la verità, non ci si campava, eravamo gente che facevamo altri mestieri, no? Parlo per molti di noi, insomma, io ho potuto fare queste, queste bellissime esperienze perché avevo un lavoro mio, voglio dire, che mi dava da mangiare, non è che vivevo vicino evidentemente, insomma, anche se poi la passione mi è entrata nel sangue e anche ora in età avanzata, diciamo così, mi occupo ancora di cinema, ma faccio le cose in cui credo profondamente, che mi appassionano, e chi modo di lavorare con me lo sa, cerchiamo di farne anche bene evidentemente. Infatti no, io volevo sicuramente poi lascio lo spazio a voi le domande che volete fare a questi ospiti, però volevo fare una domanda per chiudere questa, diciamo, questo giro di interventi a Stefano Pierpaoli, che in qualche modo difende, si batte in una lotta abbastanza faticosa da tanti anni per difendere e promuovere quello che un po' viene chiamato cinema d'autore, cinema indipendente, presso le istituzioni, cioè che probabilmente sono forse in qualche modo per antonomasia quelle meno sensibili a questo tipo di discorso. Voglio sapere, in questi anni in qualche modo hai vissuto questa lotta come una lotta donchisciottesca o in qualche modo sei riuscito a vedere dei risultati, una luce in fondo al tunnel, cioè in qualche modo è un fatto solo utopistico, idealistico o ci può essere qualcosa? Ma io credo che la vicenda che sta vivendo adesso il Film Studio, questa difficoltà profonda, questa incertezza sul proprio futuro sia emblematica anche di un tempo, no? che stiamo vivendo soprattutto in questa città. Ti rispondo così: noi ci dobbiamo chiedere come mai questa città è crollata, è una città fuori controllo, depressa, imbarbarita, volgare, aggressiva, in un luogo che fino a 20 anni fa era impensabile che si riducesse in questo stato. Ecco, la risposta potrebbe essere questi luoghi, questi presidi di cultura e di libertà chiudono, faticano a vivere o chiudono, perché Roma si è imbarbarita, perché è arrivata a questo punto. Io invece la vedo dall'altro punto di vista. Roma ha fatto questa brutta fine perché progressivamente sono stati depotenziati e marginalizzati dalle istituzioni e da una politica molto disattenta tutti questi luoghi che comunque erano polmone, cuore e cervello di una città che cresceva, che esprimeva una sua identità, una sua vivacità, una sua capacità di
di mediare la violenza, di mediare la devianza, il malaffare, cosa che negli ultimi anni non è più successo. Ecco, allora qual è stata la mia battaglia in questi anni? È stata quella di recuperare innanzitutto una forza espressiva e culturale, non solo per il cinema d'autore, il cinema indipendente, ma anche per il teatro, anche per altre discipline artistiche. Io, lavorando più nel cinema, chiaramente sono stato più collegato a questo mondo. E questa battaglia a che cosa doveva portare? Doveva traghettare verso la dimensione che oggi stiamo affrontando, questa analisi. Cosa ci sarà dopo il cinema, nell'epoca post-cinematografica? Cosa succederà in questi luoghi? Ecco, questi luoghi devono diventare dei momenti di sperimentazione sociale. Deve succedere qualcosa che va oltre la proiezione del film, oltre lo spettacolo teatrale, oltre la lettura del libro. Deve succedere qualcosa che vada oltre. Ne abbiamo necessità, ed effettivamente è proprio un'ancora di salvezza per la nostra società. Recuperare, perché attraverso questi momenti, no, che stiamo vivendo qui all'Apollo 11, un altro luogo che io amo, e noi stiamo comunque riconfrontandoci, stiamo ricercando un bandolo della matassa che nello specifico di questa città abbiamo totalmente perso. Ecco, noi dobbiamo recuperare il senso della fruizione culturale oltre la fruizione stessa. Noi dobbiamo far succedere in questi luoghi qualcosa che vada al di là dell'esperienza che abbiamo condiviso nella visione del film. E a quel punto ecco l'autorialità, ecco l'indipendenza del cinema e anche delle altre discipline artistiche contro quella subalternità, insomma, che citavo prima nel documento, e ecco come può entrare in questo rincontro tra sana socialità, crescita culturale e recupero di potenzialità non solo sociali, ma anche proprio dal punto di vista del senso civico, che devo dire in questa città comincia a latitare fino quasi a essere considerato scomparso. Ecco qual è il collegamento con questo lavoro che ho fatto in questi anni. Ci tenevo di fare questo primo giro perché al di fuori delle domande, sì, Armando è terrorizzato, ma io volevo far parlare tutti in modo che il pubblico potesse fare, diciamo, più che delle domande, una chiacchierata e aggregarsi a questo incontro che stiamo facendo sia sul futuro del cinema, della sala cinematografica, che anche in qualche modo degli eventi culturali a Roma. Poi chiederò a Mimo, anche se ormai è romano, in qualche modo come era vissuto in altre città, diciamo, rispetto a questa. Allora, qualcuno vuole... Allora, io sono Medeo Fago e sono, non ci riconosciamo, e sono il fondatore del Politecnico, che è stato evocato varie volte, sia nel film. E indubbiamente, adesso due parole sul film, che è sicuramente molto interessante, sia per il